Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati in diretta su Tele Lombardia, canale 191 e siamo anche in streaming con l'avvocato Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista, esperto in diritto del lavoro. Buongiorno. Buongiorno Livia e buongiorno a tutti voi. Allora abbiamo, diciamo così, seguito tutti i passi di questa crisi di governo e oggi in diretta diamo anche le dimissioni. Eccole qua, Draghi si è dimesso. Mattarella vedrà i presidenti delle Camere, si va verso il voto, l'avevamo capito, si parla di ottobre, sembra che il 9 ottobre sia una delle date ipotizzabili, il Premier si commuove a Montecitorio, sono arrivati tanti applausi, Letta dice i partiti che non l'hanno votato sono ugualmente responsabili. A me sembra di capire che poi alla fine è stata una volontà corale, nel senso che è vero che tutti dicono sono responsabili il Movimento 5 Stelle, però poi al voto non sono andati neanche Forza Italia e Lega. Quindi se volevano obiettivamente che Draghi rimanesse avrebbero potuto votare, non l'hanno fatto, quindi c'è stata un'intenzione di arrivare a questo punto. Magari c'è stata anche l'intenzione in diretta di Draghi stesso, perché avrebbe potuto magari fare qualcosa di più per rimanere, ma immagino anche un po' straziato e stanco anche dell'incarico svolto fino ad ora. Avrà bisogno anche lui di un po' di ferie, avvocato. Ma sai, guarda, allora, prima di tutto io devo dire la verità, se poi tu mi chiedi le ragioni della crisi, io da italiano, voglio dire, da cittadino, non le ho capite, perché noi siamo abituati a vivere che quando succede un qualche cosa, no, in famiglia o sul lavoro, diciamo va bene, ok, è capitata questa cosa, quali sono le ragioni? Noi troviamo sempre più o meno delle ragioni, poi magari non le risolviamo, però le ragioni le troviamo. Qua se veramente, se tu ti chiedi la ragione di questa crisi, Non l'ha capita nessuno, cioè non c'è una ragione di questa crisi. Io penso che le crisi si capitino sempre per qualche ragione invece, e nessuno mi toglie il fatto che in questo momento c'è una crisi internazionale grossa che secondo me ha influito su tutto quello che sta succedendo. Cioè io francamente devo dire la verità, non sono mai stato un cospirazionista, però non credo che in un contesto come questo la Russia sia stata a guardare la terza potenza economica europea e abbia fatto finta di niente, abbia detto ma sì, vediamo come vanno le elezioni in Italia. Io non ci credo onestamente, sono molto sincero, soprattutto quando non c'è una ragione di una crisi, perché una ragione della crisi non c'è. Cioè qual è la ragione della crisi? È il salario minimo. Che Draghi ha litigato con Conte, perché che Conte vuole il salario minimo e vuole altre, diciamo così, vuole che si ascoltino le sue richieste, le richieste dei 5 Stelle, e sostiene che in qualche modo Draghi sia stato addirittura sprezzante, ho letto queste parole, lo ha definito così, rispetto alle loro richieste, ossia che faceva finta di ascoltare ma di fatto non seguiva le indicazioni. Probabilmente può essere anche così, perché anche in passato è stato in effetti così, tutti parlavano e poi decideva lui cosa fare, ma d'altronde è anche il ruolo che gli compete. Ma soprattutto in un momento di crisi come questo, insomma, averne di persone che comunque di quella caratura, che prendono anche delle decisioni. Salario minimo aveva detto, c'era nel programma, l'aveva detto che l'avrebbe inserito, quindi anche su quello non lo so, ti ripeto, cioè secondo me in un momento come questo tragico dell'economia, e poi lo vedremo adesso quest'inverno, perché quest'inverno naturalmente con il gas, con la produzione, sarà veramente una situazione critica, veramente critica. In questo momento staccare la spina ad un governo per delle ragioni che non sono chiare, a me nessuno mi toglie dalla testa che la Russia non sia stata a guardare. Cioè, allora, a me questo nessuno me lo toglie dalla testa. Intanto anche i banchieri centrali usano il cuore, questo avrebbe detto il Premier commosso.